Non mi fate un po' di copertura per la testa, cioè in realtà c'è molto lavoro da fare, ma anche dal punto di vista proprio del discorso della società, perché non si mette in discussione. Purtroppo il trasporto è l'unico tipo di mercato dove l'offerta che condiziona la domanda. Cioè tu non puoi usare, io vorrei avere un trasporto, io vorrei avere degli ascensori orizzontali. Che mi siedo, spingo un pulsante e chiacchiero con le mie amiche su WhatsApp, cioè faccio quel cacchio che mi pare. Il trasporto è l'attività più svolta dagli esseri umani, cioè il lavoro che viene più svolto dall'umanità non è far da mangiare, lavare le mutande, badare i bambini, è guidare. E in realtà il nostro sistema di mobilità, le vittime della strada, sono il problema, sono quasi un problema trascurabile della mobilità. I veri problemi della mobilità automobilistica o comunque della mobilità su gomma è l'enorme spazio occupato, perché necessita di un'infrastruttura spaventosa, che poi sono quelle infrastrutture, queste cementificazioni che poi dopo ti viene l'alluvione, no? Sembra tutto slegato, ma è tutto molto molto collegato, caspita. Quindi niente, bisognerebbe ragazzi prendere, diventare tutti black block, no? Prendere le gran masse, partire e cominciare a distruggere delle auto. Se sentite, no, sapete che c'è quello che va a tagliare i copertoni, sono io che nella notte per sfogare questo mio, così, questa mia frustrazione. Comunque il problema della mobilità c'è, cioè l'enorme spazio occupato e poi il tempo, perché l'attuale sistema di mobilità è incredibilmente ingordo.